Ciao a tutti, mi chiamo Luca Schumacher. Ok, io Luca, 37 anni, sono della provincia di Reggio Emilia. Il mio lavoro principale è l'area manager, ufficio commerciale. Scusa, come hai detto che ti chiami? Luca. Ciao a tutti, io sono Massimiliano, Asper gli amici, vengo da Pomponesco. Lavoro anch'io nel settore commerciale di un'azienda che produce pannelli per i mobili e l'edilizia. Quando mi sono iscritto all'Accademia le aspettative sicuramente erano piuttosto elevate e devo dire che da quanto già avevo imparato dai corsi di fotografia professionale piuttosto che dagli ebook erano di un certo tipo e quelle dell'Accademia considerando l'interazione tra lo streaming serale piuttosto che i workshop stessi con i due Dave Maria, i due Simone e Gloria, sicuramente le aspettative sono state esaudite e per quanto riguarda la prima metà del corso dell'Accademia, per quanto riguarda la seconda sicuramente non può che essere meglio. Dai Luca, ti vibro il telefono. Simone? Sì? Sì? Beh, quanto mi aspettavo dall'Accademia, realmente quello alla fine l'ho trovato. Le lezioni sono indubbiamente di altissimo livello, gli insegnanti altrettanto, l'impegno che noi studenti dobbiamo mettere è altrettanto importante. Indubbiamente per chi lavora è un impegno importante, ma le soddisfazioni che poi trovi una volta arrivato al traguardo sono altrettanto motivanti. Benefici dopo ormai 3 mesi di Accademia per me sono tanti. Ho detto che i benefici sono tanti perché, come dicevo prima, io sono partito praticamente da zero, usavo unicamente Lightroom, quindi già l'approccio a Photoshop per me è stata una sfida importante. Sì, mi sento migliorato, almeno Poletti durante i videocorsi e le correzioni che mi manda dice sì, quindi io ci credo. Per quanto riguarda me, sicuramente i miglioramenti e le soddisfazioni sono quotidiani per quanto riguarda le foto extra accademia, sia per quanto riguarda anche le foto che danno come esercitazione, nuove tecniche, livelli su livelli, regolazioni su regolazioni, è tutto in discesa, si può dire ormai, non è vero, è molto difficile, ma la motivazione viene sia dagli insegnanti che dagli esiti che si raccimolano di giorno in giorno. Yes. Scusa, quando abbiamo tempo per rispiegare i livelli di Photoshop? Sì, ci proviamo. Ok, grazie. Che dire, lo staff di fotografiaprofessionale.it, oltre ad essere preparato e disponibile, è anche composto da persone simpatiche che ti fanno sentire a casa fin da subito, ti fanno sentire a tuo agio e rendono sicuramente meno difficile il percorso che si deve andare a compiere. Mi trovo bene. Inoltre, a rendere il tutto più piacevole, ci sono i compagni, tutti appassionati di fotografia, tutte persone che condividono la nostra stessa passione, la passione che ci ha spinto ad iscriverci. Ciao, sono Simone Poletti. Da oltre 20 anni lavoro nel mondo della post-produzione fotografica. Da uno che inizia tutti i suoi video in questo modo, non si può che rimanere entusiasti per quello che riguarda tutte le tecniche di post-produzione, tutto quello che sta dietro al mondo della post-produzione. Voi sicuramente se avete mai partecipato a uno dei loro workshop o avete avuto modo di parlarci personalmente, professionalmente, sia lui che Simone Conti, anche lui tiene dei diversi corsi e workshop, sprezzano professionalità, comunque sono a disposizione durante tutto il corso dell'Accademia, anche all'una del mattino, alle 3 del mattino. In qualsiasi momento basta che chiamiate i loro numeri personali e loro vi rispondono. Con gioia, che è un successo con Max. Sì. A chi consiglierei l'Accademia? Beh, sicuramente all'amatore, fotografo amatore, il semiprofessionista che vuole fare un passo in avanti, ma è un corso anche a giudicare dai ragazzi che ci sono ai workshop, anche per i professionisti stessi che vogliono tenersi aggiornati con le nuove tecniche di cui Simone Poletti è ferratissimo e tutti quelli che vogliono fare della post-produzione fotografica una sorta di credo, qualcosa che permette a se stessi di migliorarsi professionalmente o semiprofessionalmente.
Beh, io sento di consigliare questo corso accademico un po' a tutti quelli che hanno la passione per la fotografia e che vogliono rendere i loro scatti qualcosa di magico. Magico anche, qualcosa di più vicino a quelle belle immagini che a volte vediamo sui giornali, in TV e poi è altro web. E anche per il sul web, sì, giusto il web. Luca, sì? Cosa farai da Accademia Finita? Cosa farò da Accademia Finita? Beh, una volta che sono finiti i compiti che ci appioppa Simone tutti i giovedì da presentare tutti i martedì, mercoledì mattina al massimo, conto di sfondare nel mondo della fotografia, no? Scherzi a parte, conto di intraprendere un'attività professionale con tutto quello che è il bagaglio di conoscenza che derivano dall'Accademia. Tu invece? Beh, io ho finito l'Accademia, ritorno a lavorare, anche perché gli ultimi 4 giorni di workshop mi terranno fuori dall'ufficio un sacco di tempo, quindi dovrò ritornarci di corsa. Scherzi a parte, anch'io nel cassetto ho un grande sogno, quello di dedicarmi alla fotografia. Vedremo. Sicuramente sarò più preparato di quanto non lo sono ora per poterlo fare. Poi magari tutto da solo non riuscirò a fare, magari mi servirà un socio, Luca. Sì, sì, ne parliamo dopo. Hai qualche amico da presentare? Ah, Max, hai provato i nuovi settaggi della stampante? Lascia stare, ci ho pure litigato, gli ho dovuto dire, uè, abbassi il toner. ci sta. Prima si è fatto tardi, però forse è il caso di andare. I compiti! Cazzo, i compiti! Meglio andare, perché il pollo... Hai visto come ti guarda Poletti certe volte? Ai workshop, quando si arrabbia, sembra che ti voglia picchiare, meglio andare. Qualche accademico non è più rientrato.